a Gianmarco, ti ringrazio per aver aspettato, so che è l'ultimo, è difficile, ma ci teniamo ad essere qui. Buonasera a tutti, mi sentite? Qua come si manda avanti? Io sono agronomo. Sei già andato avanti, torna indietro di una. Ecco, era troppo facile. Buonasera a tutti, vi ringrazio, a nome di tutti ringrazio chi c'è stato prima di me, che ha parlato prima di me, ringrazio Alessandro, ringrazio il Circolo che ha organizzato questa serata e mi ha dato possibilità anche a me di raccontare un po' i progetti che vivo e che seguo. Io parlerò di riqualificazione territoriale, ma riqualificazione territoriale significa tanto o poco, a seconda di cosa e su cosa ci si va a concentrare. Io parlerò di una riqualificazione territoriale da un punto di vista agroforestale, che è, diciamo, la riqualificazione che comprende la maggior parte del nostro territorio. Parleremo però nel concreto di due progetti, l'Orto Botanico Casnida e il Renova Park, che è un oggi del WWF a Pontirolo. Partiamo dall'Orto Botanico. L'Orto Botanico è un progetto nato 2 anni fa e qui avete un prima e un dopo. Sono immagini scattate prima che entrassimo noi, un gruppo di volontariato di giovani, e immagini di questa primavera con un ciliegio fiorito. Dove si trova l'Orto Botanico? Si trova a Treviglio, in centro Treviglio. Cos'era? Un luogo abbandonato, tendenzialmente non più utilizzato da tanti anni. Aveva avuto molti scopi nella sua storia, è stato un orfanotrofio, è stata una scuola elementare e questo giardino era vissuto effettivamente dai bambini, ma negli ultimi praticamente 20 anni era stato ormai dimenticato. Qual è stato il nostro progetto? Ridonare alla cittadinanza proprio questo territorio. Questa porzione di terreno che si trova abbastanza in centro Treviglio, vicino all'oratorio Sant'Agostino, è della proprietà della Fondazione Portaluppi, che grazie alla sinergia che si è creata con la Fondazione Portaluppi si è creato l'Orto Botanico. L'Orto Botanico cosa fa oggi? Fa queste 4 cose e anche più. Fa educazione ambientale, aggregazione, tutela della biodiversità e cultura. Come ogni orto botanico fa tutela della biodiversità, l'orto botanico che cos'è essenzialmente? Non è un orto alimentare, non è un giardino qualsiasi, è una biblioteca. Io lo definisco sempre così, una biblioteca, ma al posto dei libri ci sono le piante. Molto semplicemente, in una biblioteca ci sono tanti libri, tutti i libri sono diversi e servono per essere studiati. Uguale l'orto botanico, non ci sono i libri, però ci sono le piante, tante piante, tutte diverse, e sono lì per essere studiate. Quindi l'idea è stata quella di fare senz'altro un orto botanico che tuteli la biodiversità, che faccia didattica con le scuole, ma che porti avanti anche altro, perché il nostro progetto doveva, tra virgolette, un po' somigliarci. Quindi facciamo un'educazione ambientale, che quando si parla di riqualificazione territoriale è essenziale, perché la riqualificazione territoriale parte da noi. Io quest'anno ho avuto la possibilità di lavorare con qualche migliaio di bambini per l'educazione ambientale, sia a Renova Park che all'Orto Botanico. E quello che ho capito fin da subito e che proprio mi è stato sbattuto in faccia è il completo distaccamento tra uomo e natura. I bambini, con tutta la loro buona volontà, facevano fatica ad adattarsi alle varie attività. Perché? Semplicemente io partivo con l'attività la mattina, dai bambini, andiamo nel frutteto, sediamoci per terra. Per terra? Ma non ci sono le sedie? No, è per terra. Bambini non abituati a sedersi per terra. Poi, vabbè, le attività sono belle, i ragazzi stanno dietro, ma io faccio sempre le mie domandine. Infatti sono quello che fa le domande, possono essere libri. Ho detto, dai bambini, facciamo il gioco della frutta. Io vi dico un frutto e voi mi dite com'è fatta la pianta di questo frutto. Pomodoro. È un albero o una piantina? Una piantina. Bravissimi. La mela? La mela è un albero, sì, c'è un albero. Ma questi, dico ragazzi, di quarta, quinta elementare, sono già bambini grandi, 9-10 anni. E il melone? Allora, il melone cresce in Africa, cresce in Sud America, è una pianta alta 40 metri, altissima il melone. E io, bambini, perché il melone è così? Tutto è grosso, quindi la pianta è grande. E allora la mia domanda, io faccio sempre la faccia di tolla, non faccio trasferire niente. E allora l'anguria è l'anguria ancora più grande. Quindi per farvi capire che proprio c'è un distacco tra i bambini e quello che è il mondo naturale, agricolo. Quindi educazione ambientale è fondamentale in tanti progetti, orto botanico e Renova Park. Aggregazione, non so, magari vedo tante facce nuove, organizziamo tutti gli anni molte iniziative, molte feste,
proprio per farli vivere questi luoghi. Per l'orto botanico vuole essere proprio un luogo vissuto dalle persone, tante piante, ma anche tante persone. Tutela della biodiversità, come ogni orto botanico ci sono le piante, abbiamo 200 varietà diverse di piante tra alberi e arbusti. E cultura, cultura di ogni genere, perché noi non parliamo solo di piante. All'interno dell'orto botanico abbiamo fatto tante iniziative, ad esempio c'è stato l'anno scorso l'orto letterario, dove le persone potevano passeggiare all'interno dell'orto e incontravano delle piante con sotto delle poesie. Ad esempio passavano di fianco a una ginestra e c'era la ginestra di Leopardi, la poesia. Quindi, diciamo, l'idea è quella di comunque far vivere gli ambienti naturali, gli ambienti esterni, a 360 gradi. Non si parla solo di piante quando si è fuori. Lo spazio esterno può essere sfruttato per parlare di qualsiasi cosa. Ecco, anche grazie al contributo di manodopera altamente specializzata, qua potete vedere solo due immagini, ovviamente la nostra educazione ambientale in cosa consiste? In un'educazione ambientale molto esperienziale. I bambini quando vengono devono fare esperienza, ascoltano tutto l'anno i professori, le maestre che spiegano. Arrivano all'orto botanico e noi li facciamo fare. Spieghiamo mentre fanno, però loro devono sporcarsi un pochettino le mani. Là dove c'era una discarica, ora c'è il Renova Park. Renova Park è un'oasi di Pontirolo, un'oasi naturalistica del WWF, e qua questa slide dove c'era una discarica non era tutta una discarica, però Renova Park nasce proprio come una rinaturalizzazione, quindi riqualificazione del territorio da discarica e terreni di mais, monocultura, tutto attorno. Da dove c'era una discarica ora c'è tutela della biodiversità, educazione ambientale, ricerca scientifica, pet therapy e prodotti chilometro zero. Quindi questo vi fa capire che l'uomo nella riqualificazione territoriale è fondamentale, l'importanza è fondamentale. Non si può pensare di pensare alla riqualificazione territoriale come l'uomo sta lontano dalla natura, non la rovina più e la natura fa tutto da solo. Invece noi dobbiamo essere promotori della riqualificazione territoriale. Tutti gli animali in natura sono promotori di biodiversità e di riqualificazione territoriale. Il castoro non è che non fa niente, il castoro crea le dighe, cambia il territorio, cambia chilometri quadrati attorno a lui, una sola famiglia di castori. Noi non dobbiamo pensare che l'ambientalismo, l'ecologismo significa lasciare che la natura faccia tutto da sola e noi ci liquidiamo le nostre città. Noi dobbiamo viverlo, dobbiamo essere promotori di questa rivoluzione ambientale, agronomica. Il castoro, perché fa le dighe? Chi mi sa dire perché fa le dighe il castoro? Cosa mangia il castoro? Qualcuno lo sa? Non mangio nessuno, eh? I castori non sapete cosa mangiano, ma io mangio quello che mangiate voi. Qualcuno vive in acqua il castoro? Secondo voi vive? Cosa mangia? Pesce? Pesce? Non è così. Non mangia il pesce, eppure fa le dighe dove centinaia, se non migliaia di pesci vivono, perché lui al posto di far correre l'acqua velocissima la ferma, e fermando l'acqua cosa fa? Innalza le falde, il bosco attorno sta meglio, aumentano i pesci, aumenta la biodiversità e quindi lui si crea l'ambiente perfetto attorno, ma non solo per lui, lui mangia la corteccia, mangia la corteccia degli alberi, gli alberi sono ovunque. Però ad esempio lui preferisce la corteccia di salice, di pioppo. E allora lui facendo queste dighe allarga l'acqua, alza la falda, crescono questi boschi idrofili fatti da salice e pioppo e quindi lui è più contento. Ma non lo fa apposta, lui è un meccanismo evoluzionistico, virtuoso, dove ogni animale, compreso il castoro, fa la propria parte per rendere l'ambiente più sostenibile, più ricco e più bello. Questo fa capire che noi uomini non dobbiamo estraniarci dall'ecosistema, anche noi facciamo parte dell'ecosistema e grazie alla nostra tecnologia, alle nostre conoscenze, possiamo essere degli animali promotori di biodiversità e non distruggerla come abbiamo fatto fino adesso. Tutela della biodiversità, ovviamente un parco naturalistico del WWF potete immaginare, animali, piante a go-go, sono 13 ettari, quindi abbastanza grande, educazione ambientale, anche qui era nuova parte, tantissimi bambini entrano tutti gli anni, ricerca scientifica, questo l'ho messa per tirarmela, perché non ne facciamo tanta, però è in prospettiva, tutto in prospettiva.
Quindi senz'altro c'è molta attenzione, guardiamo molto quello che ci circonda, cerchiamo di comprenderlo. Ricerca scientifica, stiamo man mano cercando di collaborare sempre con più università. Pet Therapy, perché noi accettiamo tutti e cerchiamo di coinvolgere tutti, e abbiamo dei fantastici animali, due asinelli, una capretta e due cavalli, che ci aiutano proprio in questo. Quindi quando si viene al parco è molto probabile che ci vedrete con dei bambini magari sopra il cavallo, con dei bambini che seguono l'asinello e si va dentro nel bosco. Prodotti alimentari chilometro zero, questa è un'altra cosa che ho messo per tirarmela un sacco, perché non è che ne produciamo tanti. Però qual è stato il progetto nato pochi mesi fa? Quello di aprire un'azienda agricola fatta da me, direttore del parco Marcello Fattori, per far cosa? Per far capire che i prodotti alimentari non devono, e solitamente sì, ma non devono per forza provenire dall'agricoltura tradizionale. Il bosco è già ricchissimo di alimenti. Pensate solo al miele. Noi abbiamo posizionato delle armi e il nostro bosco produce più miele che qualsiasi altro agricoltore che c'è nella zona, perché noi abbiamo molti più alberi meliferi. Quindi miele, confetture, abbiamo centinaia se non migliaia di alberi che producono frutti selvatici, che magari da mangiare freschi non sono così buoni organolotticamente, però sono ottimi per fare le confetture, quindi confetture, miele. E noi siamo comunque una riserva naturale, quindi noi non possiamo troppo modificare quello che c'è attorno a noi. Ma ritornando sul fatto che noi, uomini, possiamo essere elementi del paesaggio, e quindi non o distruggerlo o non farci niente, c'è una via di mezzo che consiste nell'essere elemento del paesaggio, cioè fare coltivazioni agroforestali, fare biologico ma non solo, vivere in sinergia con l'ambiente e poter produrre quello che ci serve capendo la natura e tutelandola. Ed è per questo che l'idroponica, le idroculture adesso vanno tantissimo di moda, ma nel profondo c'hanno qualcosa che non va. Perché il più grosso problema che abbiamo al giorno d'oggi è il distaccamento uomo-natura. L'idroponica cosa fa? Risolve un problema del giorno d'oggi con metodi antichi, vecchi, il solito metodo che facciamo da 200-300 anni. Fare le cose in una fabbrica di serie. L'idroponica permette di non coltivare più fuori, quindi di risparmiare terreno, di risparmiare erbicidi, di risparmiare antinfestanti, e fare tutto dentro le fabbriche. Io non ce l'ho con l'idroponica, secondo me sarà una soluzione che avrà i suoi vantaggi in futuro e probabilmente sarà giusto così. Però non comprendo un gran pezzo di problema, cioè l'uomo dentro il paesaggio. L'uomo dentro il paesaggio deve viverlo, deve tutelarlo. L'idroponica semplicemente cosa fa? Ignora centinaia, se non migliaia, di agricoltori in Italia e non solo, che stanno facendo delle esperienze che fanno capire che l'agricoltura si può fare in maniera sostenibile, economicamente, in maniera sostenibile anche dal punto di vista ambientale. Questi agricoltori forniscono dei servizi e soddisfano dei bisogni. Bisogni di chi? Bisogni dei cittadini, ma non per forza del mercato. Il mercato predilige senz'altro l'idroponica, dove si produce tanto, e si produce con facilità e a costi bassissimi. Questo è per farvi entrare un po' nell'ottica che riqualificazione territoriale non significa piantare qualche albero, significa ritornare nel territorio e gestirlo in una maniera intelligente, che non comprenda solo il bisogno dell'uomo, ma che comprenda il bisogno della natura, così da essere tutti più ricchi. Noi abbiamo i nostri alimenti più sani, più salubri, più buoni, e il territorio sta meglio, perché l'agricoltura fatta in un modo giusto e pensato è un'agricoltura che va a alimentare la biodiversità, va a alimentare la fissazione di carbonio. Un bosco è importantissimo, è la cosa più bella che può esserci, però un bosco maturo, più passano gli anni, meno CO2 inizia magari a azzinare, perché le piante iniziano mature, la biodiversità inizia un po' a diminuire. Un ambiente agroforestale può essere un ambiente sempre in costante fermento, dove l'uomo riesce a coltivare, sfruttare le piante che vengono bene in quel territorio, senza modificarlo costantemente, ma agevolando la natura. Potrei stare qua a parlare per 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi, non lo so, di agroforestazione, agroecologia, di agricoltura rigenerativa.
Ecco, l'agricoltura rigenerativa è una parola che mi piace, perché fa capire che non è agricoltura sostenibile, non è agricoltura biologica, è agricoltura rigenerativa, significa che rigenera il territorio. Potrei stare qua a parlare mesi, io quello che invece vi consiglio è comunque di andarvi un po' a informare voi, magari di conoscere realtà vicino a noi che si occupano di agricoltura rigenerativa e entrare un po' nell'ottica, che il grosso problema è senz'altro il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, sul riscaldamento globale, tutto, ma tra questi problemi giganteschi c'è anche il fatto che l'uomo si sta continuamente estraniando dal territorio. Ed è per quello che ci troviamo in questa situazione oggi. Perché l'uomo ha sempre pensato che la natura è qualcos'altro. E di soluzioni ce ne saranno tante. Però la soluzione, secondo me, che farà meglio l'ambiente, soprattutto farà meglio noi, è quello di ritornare a vivere questi territori e riviverli in maniera intelligente. L'ultima slide riguarda l'autostrada, la Treviglio d'Almine, Casirata d'Almine, come volete chiamarla, che passerà esattamente in mezzo alle Nuova Parche. Le Nuova Parche è un'oasi naturalistica tutelata per 99 anni, quindi non dovete temere il fatto che ci sarà per sempre l'autostrada, però loro cosa fanno? La sotterrano. Quindi per fare questa autostrada dovranno completamente ribaltare il suolo, scavare, creare un danno ambientale all'ecosistema della Nuova Parche, che ormai dopo più di 20 anni è un ecosistema a tutti gli effetti. Quest'anno hanno edificato 5 coppie di assioli, 2 coppie di poiane, abbiamo centinaia di coniglie, abbiamo le volpi, quindi è un ecosistema a tutti gli effetti che verrà completamente ribaltato per poi richiuderlo, rimettere le piantine e dire riqualificazione territoriale, abbiamo messo le piantine. Però questo fa capire che ancora il territorio non lo stiamo tutelando, non lo stiamo gestendo, non siamo parte del paesaggio, ma stiamo sfruttando il territorio, stiamo sfruttando il paesaggio per poi, non so entrare nei meriti autostrada, però per fare un'autostrada, per delle macchine, non serve di certo al resto dell'ambiente. E niente, con questo vi saluto, perché comunque ho visto che abbiamo fatto un po' tardi. Ci vedremo alla Nuova Parche, all'Orto Botanico, da settembre riparteranno tanti progetti. E niente, grazie mille, ciao!